Allora, è qui con noi oggi Pietro Monsurrò. Pietro Monsurrò è nato a Roma nel 1979, ha un dottorato di ricerca in ingegneria elettronica ed è assegnista di ricerca alla Sapienza, appunto in ingegneria elettronica. Però ha una passione non tanto segreta, direi, che è l'economia. Ha studiato economia alla London School of Economics, dove ha conseguito un diploma for graduates in economics. Ha pubblicato un paper per la conferenza dell'IBL Mises Seminar, ha partecipato a Rothbard Seminar sempre all'IBL e ha partecipato all'organizzazione e ai dibattiti di vari incontri a Roma, tra cui il seminario austriaco, e ai corsi Advanced Austrian Economics della Foundation for Economic Education. Scrive per l'Istituto Bruno Leoni, per Liberal, per Chicago Blog, per Libertiamo, per Liberamente e si definisce un expert amateur di economia di nicchia, giusto? Ok. Allora, ci parlerà con Pietro, inizieremo ad affrontare una parte del programma che mi sta abbastanza a cuore, che è la parte austriaca. E, ho cercato comunque di aprire il programma alle più diverse concezioni di liberalismo, però comunque a questa parte abbiamo già accennato, se vi ricordate, durante la lezione su Popper e sulla opposizione di Popper all'induttivismo. Diciamo che per scuola austriaca non intendiamo l'economia che si applica in Austria, ma è chiamata così per la nazionalità dei suoi autori principali. Questo è un errore che fanno molti commentatori sia in Italia sia all'estero. Ed è una teoria economica che sia per metodologia che per le sue conclusioni è molto differente dal liberalismo mainstream, diciamo, dall'economia neoclassica, dall'economia di Chicago e via dicendo. Eppure è molto molto affascinante, anche perché dopo anni di studio di economia, dove in un mondo che descrive un mondo dove tutto è perfettamente prevedibile, dove il futuro è solo un'estrapolazione del presente e così via, trovare degli autori che prendono in considerazione l'incertezza, l'esistenza delle istituzioni è un po' una boccata d'aria fresca. Quindi oggi ci parlerà del principale autore della scuola austriaca, Ludwig von Mises, e di politica economica. Allora, salve. Quando mi è stato detto di parlare di Mises, ho scelto dopo che ci ho pensato un po' di parlare di politica economica, perché è un bel libro che in soli 100 pagine consente di farsi un'idea abbastanza chiara del pensiero di Mises. Ci sarebbero stati sicuramente testi più avanzati di cui parlare, però chiaramente per farsi un'idea, probabilmente non c'è nulla di meglio di questo politica economica perché parla un po' di tutto. Di conseguenza, diciamo, questa conferenza sarà un po' un riassunto dei sei capitoli, ma con l'idea di dare le idee di base, del pensiero di Mises, sia economico che in campo politico. Mises nasce a Lemberg nell'impero austro-ungarico, adesso è Ucraina, nel 1881. E praticamente dopo essersi trasferito a Vienna e aver studiato giurisprudenza diventa un economista della scuola austriaca. Per scuola austriaca intendo una tradizione di pensiero economico nata con Karl Menger negli anni 70 dell'Ottocento, che di fatto, insieme ad altri economisti leggermente diversi come fondazioni teoriche, fa iniziare una rivoluzione del pensiero economico che si chiama marginalismo, che di fatto è la base di tutta l'economia moderna. Perché supera di fatto le teorie del valore lavoro di Ricardo, Smith, Marx, eccetera. C'è differenza tra le varie scuole marginaliste, diciamo che la scuola di Varrà è quella da cui si genera tutta l'economia che si studia all'università, diciamo quella ortodossa, mentre quella di Menger dà appunto attenzione a diversi temi, a diverse fondazioni da un punto di vista, diciamo, filosofico. E allo stato attuale, soprattutto si studia in alcune università americane, quindi non ha più una base in Austria, anche se fino a Mises essenzialmente erano tutti economisti austriaci. Il più giovane degli economisti austriaci è stato Hayek, che è stato un allievo di Mises.
In cosa si differenzia la scuola austriaca? Forse dirò qualcosa alla fine, però iniziamo con una biografia. Abbiamo detto scuola austriaca, il periodo più o meno in cui comincia la sua produzione scientifica sono gli anni 10 e gli anni 20 del XX secolo, e il che vuol dire che è il periodo della fine dell'impero austro-ungarico, della prima guerra mondiale, la crisi in tutto il mondo del liberalismo politico, e successivamente alla prima guerra mondiale la disgregazione dell'impero austro-ungarico e la guerra civile interna all'Austria della Repubblica Austriaca. È stato fatto notare che parlare di Repubblica Austriaca fa confondere con quella attuale. Quando parlo di crisi della Repubblica Austriaca chiaramente mi riferisco al periodo tra le due guerre, quindi tra la caduta dell'impero austro-ungarico e l'Anschluss o la Germania nazista. Mises inizia come economista monetario, però poi si rende conto che non basta, cioè che l'epoca interessante in cui vive lo costringe a pensare anche ad altri temi, e i temi su cui riflette sono estremamente vasti, e quindi Mises, diciamo, non può essere riassunto con una sola teoria o una sola idea o concetto, e neanche con un solo ambito. Si è occupato di politica, si è occupato di filosofia, si è occupato di economia. È stato soprattutto un economista in ogni caso. Cominciamo, diciamo, vabbè, per finire la biografia, diciamo che dopo essersi occupato di economia monetaria negli anni 10 ha cominciato appunto ad espandersi ad altri temi come il socialismo e l'interventismo, che vedremo perché se ne parla nel libro, fino nel 34 a fuggire in Svizzera, perché l'Austria non era tanto sicura per un ebreo liberale dopo l'avvento di Hitler in Germania, visto che si parlava già allora di Anschluss, e poi nel 40 si trasferisce negli Stati Uniti e praticamente non se ne va via più. Il libro in questione nasce come serie di conferenze in Argentina, a Buenos Aires nel 1959. Fondamentalmente Mises viene invitato da una locale fondazione, tipo la fondazione Einaudi, che per dare nuove idee, nuovi spunti di riflessione per un'Argentina che era uscita da una sorta di dittatura, quella di Perón, e che aveva devastato l'economia e che, diciamo, quindi aveva provocato una crisi di carattere economico e politico. Di conseguenza c'era bisogno di nuove idee, invitano Mises per tenere queste 6 conferenze su 6 argomenti diversi, tutte molto strettamente legate agli interessi di Mises. Possiamo dire che non è servito a granché, visto che poi alla fine, con la crisi del 2001, ancora prima, ritorna Perón nel 73, quindi non, dopo averlo cacciato poi ritornò e ridivenne presidente. Poi comunque la politica economica argentina è stato un disastro ancora oggi, e quindi di fatto Mises non è stato ascoltato, però non per questo aveva torto, visto che quello che dice bene o male si era verificato. Cominciamo con, appunto, col parlare di questo libro, dei vari 6 capitoli. Il primo è un capitolo introduttivo che non dice nulla di particolare, è una sorta di riassunto storico del concetto di capitalismo e dei risultati del capitalismo. C'è bisogno di un capitolo del genere, non tanto per riscaldarsi, meglio non parlare di cose troppo complicate in un primo capitolo, quanto perché il termine capitalismo e soprattutto la storia del capitalismo sono state sempre un po' deformate, e tant'è che si pensa che una popolazione ricca di persone che giocavano nei prati come Heidi, di colpo si risveglia in fabbrica a lavorare 16 ore al giorno, anche a partire da 8 anni, e questa cosa ovviamente non era vera, perché prima della rivoluzione industriale non c'era Heidi, ma c'era la fame. E la popolazione di 5-6 milioni di abitanti dell'Inghilterra del tempo, parliamo del 700, sembrava eccessiva, non si sapeva cosa fare di tutte queste persone. Per fortuna, a un certo punto, hanno cominciato a guadagnarsi da vivere da soli invece che morire di fame, e infatti, e questo è successo grazie alla rivoluzione industriale. Di conseguenza possiamo dire che il proletariato è nato perché qualcuno è riuscito a dar da mangiare a queste persone, producendo per la massa, perché prima la produzione era soprattutto produzione per le elite. Si producevano calze di seta per le regine, non si producevano calze di nylon, che chiaramente non si producevano neanche nel 700 perché sono state inventate nel 900, però la produzione di massa, cominciando magari ovviamente non dal nylon ma dai vestiti in cotone, è una caratteristica del capitalismo che non c'era mai stata prima nella storia.
la maggior parte dell'economia precedente era economia di sussistenza basata sull'autoproduzione, e soltanto con il capitalismo comincia a diffondersi la divisione del lavoro e la produzione di massa, fino ad aumentare il livello di vita delle masse a un ritmi impressionanti, perché ricordiamo, lo stato naturale dell'umanità non è la ricchezza ma la povertà. L'uomo nasce nudo e affamato e impara a coprirsi e a nutrirsi soltanto dopo aver imparato un minimo di divisione del lavoro e accumulazione del capitale. Mises aggiunge anche un altro tema importante, diciamo che sempre in questo capitolo, proprio per questo motivo il capitalismo è sempre stato odiato da alcuni gruppi. Uno di questi gruppi è sicuramente stato l'aristocrazia, e per fare l'esempio Mises per esempio del problema dell'Landflucht, della fuga delle campagne, secondo cui chiaramente l'aristocrazia terriera tedesca, Landflucht è una parola tedesca, non vedeva di buon occhio il fatto che le persone andassero via invece di zappare la terra nei loro feudi, andassero nelle città a guadagnarsi da vivere come operai, e quindi un minimo di astio verso il commercio è naturale per loro, nel loro interesse. Qui rimando alla fine dell'economia di Ricossa, che è un bellissimo libro edito da Rubettino, che appunto descrive queste deformazioni psicologiche tipiche degli aristocratici e anche degli intellettuali. In ogni caso, passiamo alla parte più teorica, perché questa era solo un'introduzione storica, tanto per riscaldare l'uditorio. E nel secondo giorno di questa catena di sei conferenze, Mises comincia a parlare di un tema che è il socialismo. In realtà il capitolo parla di due cose: il primo, il rapporto tra libertà economica e libertà politica, e il secondo, la teoria economica del socialismo, che sono quindi prima un tema, diciamo, di teoria politica e poi un tema più di teoria economica. Cominciamo con la prima cosa. In italiano, se io uso un termine tecnico ogni tanto capita, tipo interventismo, se mi dimentico di definirlo, avvisatemi, nel senso che potete alzare la mano così lo definisco. Quando parlo di socialismo non mi riferisco alla cleptocrazia partitocratica del PSI, mi riferisco ad un sistema economico. Un sistema economico in cui lo Stato decide tutto, è proprietario di tutti i mezzi di produzione e decide la quantità e i prezzi di tutte le merci, e quindi dà ordini dall'alto a ogni singolo agente economico, quindi lavoratore o imprenditore, eccetera, eccetera. Gli imprenditori in realtà non esistono più, su cosa produrre, come produrlo, che tecnologia impiegare, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è una sorta di esercito in cui il generale dà l'ordine, i colonnelli lo eseguono e via via fino al soldato semplice. Questa è la definizione economica di socialismo. Allora, cominciamo con la prima parte del capitolo, diciamo, parla dell'uguaglianza tra libertà economica e libertà in generale. In italiano esistono due parole per indicare il liberalismo economico e il liberalismo politico, che sono liberalismo e liberismo. Questa distinzione non ha molto senso nel pensiero di Mises, e diciamo neanche nel pensiero della maggior parte dei liberali, ed esiste soltanto in italiano. Ed è infatti il frutto del dibattito tra quel tizio in fondo Einaudi e il Benedetto Croce, in cui Benedetto Croce diceva che si poteva separare il liberalismo economico da quello politico, e quindi ha inventato due parole separate per indicare questi due aspetti del liberalismo. Mises dice che la libertà economica e la libertà sono di fatto la stessa cosa, nel senso che la libertà è il diritto di impiegare i propri mezzi per i propri fini. Se io parlo di libertà di stampa ma non ho la stampante, sto parlando di fuffa. Se tutte le stampanti sono dello Stato, non esiste la libertà di stampa, esiste la libertà di chiedere il permesso al politico e di ingraziarselo. Se tutti i giornali sono finanziati dallo Stato, io ho un minimo di problemi a parlare male dei politici, me lo pongo. Se sono proprietario del giornale e non ho di questi problemi e non devo ringraziarmi nessuno, la libertà di stampa diventa qualcosa di sensato. Di conseguenza il pluralismo economico, e quindi non il monopolio di Stato sui mezzi di produzione, è necessario. Del resto, cosa avrebbe fatto, dice Mises, Van Gogh in una società socialista? Sarebbe andato davanti a una commissione di esperti d'arti, e le avrebbero detto: lei è matto, vada a lavorare in Siberia a produrre ghiaccioli,
e non avrebbe dipinto neanche un quadro perché non gli avrebbero dato né le tele né i, né, né i pennelli. Questo è essenzialmente il problema. Van Gogh chiaramente non ha avuto una grande, bella vita. I soldi per farsi la droga magari ce l'aveva, però per il resto campava a spese del fratello. Il fratello chiaramente non era un pittore. I suoi quadri non piacevano a nessuno. Lui continuava a credere nella sua arte finché dopo la morte è diventato famoso e adesso i suoi quadri valgono un sacco di soldi. Ora, questo è possibile perché Van Gogh ha deciso di fare una vita povera e ha avuto la libertà di sceglierlo. Di scegliere una cosa del genere. In un regime socialista non sarebbe stato possibile neanche questo. Inoltre, nessuno impedisce chiaramente a Van Gogh di trovarsi un mecenate come il fratello in una società di mercato o di vendere i suoi quadri, ma in quel caso, nel caso di Van Gogh non, questo è venuto è stato soltanto postumo. Però la condizione è decisamente meglio in una società pluralista di mercato che in una società socialista dove si finisce in Siberia a produrre ghiaccioli, perché così ha detto un comitato. Sempre per parlare di libertà di stampa e di associarla al socialismo, pensiamo alla letteratura clandestina del Samizdat. Erano libri illegali che venivano diffusi in tutti i paesi dell'Europa orientale, copiati a mano, magari con la macchina da scrivere, la carta carbone, con altre tecnologie altamente avanzate, perché questi libri erano vietati, magari perché diffondevano idee che non piacevano al regime politico. Se non ci fossero stati nessun tipo di ciclostile, macchina da scrivere, privato, sarebbe stato impossibile fare una cosa del genere. Di conseguenza la proprietà dei mezzi di produzione, comprese le stampanti, è fondamentale per la libertà. Se si toglie una, si comprime l'altra. Di conseguenza c'è un legame tra il pluralismo economico, quindi tra la libertà economica e la libertà politica, perché non bisogna chiedere il permesso allo Stato se si può ottenere, se si possono ottenere i mezzi e tenerli sul mercato. E questa è la parte, diciamo, politica. Questo ne parlerò dopo. Veniamo alla parte economica. Ho detto che il socialismo è una sorta di versione militare dell'economia in cui un comitato centrale decide cosa produrre, come produrlo, eccetera, e poi dà ordine al resto della società affinché questo piano venga eseguito. Questo è vero nel sistema era vero nel sistema sovietico, era vero nel sistema nazista, la Zangwirtschaft, poi per la pronuncia chiederò a lui, che significa economia forzata, ed era il sistema inventato, diciamo, da Hitler e Goebbels per amministrare l'economia durante la guerra, e essenzialmente era un tipo di socialismo. Qual è il problema del socialismo? Io qui ho fatto un esempio complicatissimo in questo testo che leggo fedelmente perché sennò, se lo ripeto, non si capisce nulla. Supponiamo che domani c'è un'inondazione in Cile e la produzione di rame diminuisce del 5%. Sul mercato le cose vanno in questo modo. Dopo qualche minuto il prezzo del rame comincia a salire perché si diffonde la notizia che la produzione di rame è scesa. Dopodiché le società che producono fili elettrici cominciano a preoccuparsi perché vedono il rame aumentare e allora reagiscono a questa informazione. Le società che producono sistemi wireless che funzionano senza fili di rame dicono: oh, che bello, e allora vedono le loro azioni già magari il giorno dopo aumentare perché, essendo il rame più scarso, le tecnologie che usano meno rame permettono di fare più soldi. Di conseguenza, perché le persone, per esempio, invece di montare sistemi con dei fili che costano di più, cominciano a montare sistemi basati sul wifi che costerà di meno. Questo sposta risorse verso le altre miniere, perché se il rame costa di più, una miniera eventuale in Australia, che tutti si erano dimenticati che esisteva, viene riaperta. Sposta risorse verso i sistemi che permettono di economizzare il rame, come appunto la tecnologia wireless. Ora, questa cosa è complicatissima, cioè non c'è nessun modo di fare la lista di tutte le cose che serve fare una volta che c'è un'inondazione in Cile che distrugge una miniera, perché questa cosa influenza le scelte delle tecnologie in tutto il mondo, perché influenza la scelta se aprire o no una certa miniera da qualche altra parte del mondo, influenza le quotazioni sul mercato azionario. La quantità di azioni e reazioni che avvengono tra i mercati per ogni modifica nei dati è straordinariamente complessa. Questa è una cosa che non si capisce nell'economia non austriaca, perché uno è abituato a ragionare con uno o due prezzi: o il prezzo del capitale, o il prezzo del lavoro,
ho il livello dei prezzi dei beni di consumo e vabbè, ho tre prezzi, faccio tre equazioni, calcolo tre derivate, le uguaglio, anzi alla fine risolvo il problema, ottengo l'equilibrio. Nel mondo reale non è affatto così, non è minimamente così. Nel mondo reale esiste questo fenomeno complicatissimo in cui ogni evento produce una catena di eventi che a sua volta producono un'altra catena di eventi e il processo non si ferma mai. Qual è il problema del socialismo? Che nessuno capisce nulla di questo processo. Non esiste un comitato di burocrati che è in grado di dire un'inondazione ha ridotto la produzione di rame del 5%, quindi io devo dare 7 miliardi di dollari in più a una società che produce sistemi wireless. Questo richiede una marea di informazione, di calcoli, è un problema così complicato che nessun burocrate è in grado di risolverlo. Se il comitato non sa che in Australia c'è una miniera non utilizzata di rame, che adesso è diventata economica riaprirla, o aprirla per la prima volta, come fa a prendere una decisione corretta? Sul mercato nessuno prende le decisioni a livello centralizzato, semplicemente chi è proprietario della miniera chiusa decide che con i nuovi prezzi del rame conviene riaprirla. Chi è proprietario della società che produce sistemi wireless capisce che con il prezzo delle sue azioni che è raddoppiato conviene espandere la produzione. Questi sono piccoli aggiustamenti parziali e alla fine, dopo mille passaggi tra i vari mercati, perché tutti i mercati sono interconnessi, si arriva a un nuovo equilibrio, tra virgolette. Si arriverebbe se non succedesse nulla dopo. Questo è una cosa che i burocrati non possono capire, perché non esiste nessuno che conosce tutte le informazioni necessarie per tutti gli aggiustamenti. Ma se i burocrati non possono capirlo, il comitato di pianificazione economica dell'economia socialista che può fare? Schifo. È quello che hanno fatto tutte le economie socialiste da quando sono nate. Povertà per tutti, inefficienza, sprechi, disastri ecologici. Zavlasky, uno storico russo che è morto qualche anno fa e lavorava all'Università di Roma, Guido Carli, la LUIS, ha scritto un libro interessante che si chiama Storia del sistema sovietico, in cui dice che già negli anni 60 e 70 la Russia, nonostante abbia terreni agricoli sconfinati, doveva importare il grano dall'Europa occidentale perché non avevano la capacità di produrre grano in maniera efficiente. Loro dovevano esportare materie prime, petrolio e gas, non è molto cambiata la Russia, perché non avevano un'industria, non potevano certo esportare le loro tecnologie elettroniche in Europa, perché erano vecchie di 20 anni, non potevano far nulla, l'unica cosa che esportava la Russia erano i Kalashnikov e le materie prime. Questo perché l'economia socialista non funziona. Una delle due spiegazioni, e entrambe sono corrette, del non funzionamento dell'economia socialista è la teoria di Mises, che però richiede una visione del mercato così diversa da quella che si studia nelle facoltà di economia, dove si suppone l'informazione completa o perlomeno si struttura l'informazione in maniera che qualcuno conosce come strutturata, anche se asimmetrica o incompleta, e dove l'equilibrio si ha sempre, ma queste sono cose che non hanno alcun senso nel mondo reale, perché uno scrive delle equazioni, ma se non sa quali sono le relazioni funzionali, quali sono le costanti, se ce ne sono, e quali sono i dati da mettere dentro le equazioni, si tratta di un virtuosismo matematico, nulla che può essere usato nel mondo reale per gestire un'intera economia. E questo è questa è la teoria del socialismo. Mises scrisse il suo primo scritto sul socialismo nel 1919, in realtà la conferenza del 19, il libro è del 20. Quindi l'esperimento socialista era appena iniziato, perché la rivoluzione d'ottobre era appunto del 17. Già nel 1921 Lenin decise di tornare indietro sui suoi passi, perché invece del socialismo integrale, con la nuova politica economica del 21 aveva reintrodotto un minimo di mercato anche in Russia, perché si era accorto già dopo 2 anni che proprio il socialismo era l'impossibilità totale. Si dice che i terreni di proprietà privata in Unione Sovietica producessero quasi tutto i beni, quindi nonostante non avessero a disposizione fabbriche efficienti per i trattori, tecnologie
efficienti per le sementi come gli agricoltori in un paese occidentale. Il solo fatto che erano private garantiva una produttività molto maggiore. Però questi dati, i dati esatti non li ho mai trovati, perché quelli che ho trovato mi sembravano esagerati. Cioè ho trovato dati del tipo 10 volte più produttivi e probabilmente era un po' troppo. Il terzo capitolo è l'interventismo. L'interventismo è un termine tecnico e quindi va in qualche modo definito. Mises precisa due cose: che l'interventismo non è ogni cosa che fa lo Stato, ci sono cose che lo Stato deve fare, cioè far rispettare i diritti di proprietà e quindi non fare ammazzare la gente, difenderle dalle truffe, perché se io compro un televisore e dentro la scatola c'è un mattone, questo ovviamente non è uno scambio legittimo. E quindi questa è la parte, diciamo, perfettamente liberale delle attività statali, non c'è nulla da dire contro, almeno per Mises. Dopodiché specifica anche che il solo fatto che ci sia un'azienda municipalizzata o nazionalizzata non significa nulla per l'interventismo. La società per la gestione dei rifiuti può essere anche comunale, però deve comprare forza lavoro sul mercato, deve comprare i sacchetti sul mercato, deve comprare i camion sul mercato, deve vendere al comune o ai cittadini determinati servizi, bene o male è un'impresa. Ci sarà un po' di clientelismo in più, un po' di inefficienza in più, un po' di corruzione, ma non c'è nulla di particolare. L'interventismo di cui parla Mises è il controllo dei prezzi. Il controllo dei prezzi è una politica che oggi per fortuna quasi non conosciamo, però fino a qualche decennio fa era la norma. Dico quasi non conosciamo perché in realtà regole per fissare certi prezzi ce ne sono ancora, per esempio il prezzo del pane è ancora deciso almeno a Roma con accordi tra panifici e comune, almeno fino a qualche anno fa era così. In ogni caso, quando Mises scriveva, l'interventismo era diventato un'ideologia, cioè tutti ci credevano e tutti provavano ad applicarlo, quindi era qualcosa che veniva considerato un'alternativa al sistema di mercato, non una semplice eccezione disfunzionale e quindi una cattiva politica, ma un intero nuovo sistema economico. Per capire l'interventismo bisogna chiedersi innanzitutto a che servono i prezzi, e se non tutti di voi hanno fatto economia, lo dico in due parole. I produttori hanno un costo di produzione. Se il prezzo è maggiore, producono. Più il prezzo sale, più i produttori sono contenti e producono di più, normalmente, detta nella maniera più semplice possibile. I consumatori ragionano al contrario. Se una cosa è gratis, non gliene frega niente di spendere soldi. Se una cosa costa tanto, ne comprano di meno. Di conseguenza abbiamo che il prezzo di una merce consente di aumentare, se aumenta, consente di aumentare l'offerta ma riduce la domanda. In mezzo c'è un punto di incontro tra la domanda e l'offerta in cui i consumatori chiedono esattamente la stessa quantità che i produttori offrono. E questo è il prezzo di mercato, di equilibrio, non il prezzo di mercato, il prezzo di equilibrio che si ha appunto, che si dice clear in inglese, diciamo che ripulisce il mercato, cioè elimina l'eccesso di domanda o l'eccesso di offerta. Che succede quindi se il prezzo diventa superiore al prezzo di equilibrio? Essenzialmente succede che la domanda è inferiore all'offerta, cioè tutti provano a produrre, ma nessuno vuole quello che viene prodotto. Se invece il prezzo è inferiore, tutti vogliono la merce, ma nessuno la produce. Di conseguenza abbiamo file di consumatori che chiedono la merce perché gli piace il prezzo, ma non trovano nulla sul mercato perché i produttori se ne vanno via. Qual è il problema dell'interventismo? Se fosse un problema, diciamo, del singolo mercato, l'interventismo sarebbe una cosa banale. Ho dei consumatori che non sono, che voglio fissare un prezzo massimo, quindi abbasso il prezzo rispetto al prezzo di equilibrio e la domanda è maggiore dell'offerta. Abbiamo dei consumatori di troppo che chiedono, vanno sul mercato e trovano lo scaffale vuoto e rimangono con la banconota in mano. Questo sarebbe il problema. È un problema grave nel singolo mercato, perché si pensi, se uno vuole per esempio
trovare, cercare il latte nel supermercato e ogni giorno trova lo scaffale vuoto, quello è sicuramente un problema, però l'interventismo ha effetti ancora più nefasti, perché partiamo dall'esempio del latte, che è quello che fa Mises. Il governo dice: il latte è nutriente, è buono per i bambini, costa troppo, dimezziamo il prezzo. Il produttore di latte dice: beh, io prima riuscivo a fare profitti, adesso sto in perdita, quindi compro meno latte e così ne produco di meno, oppure invece di produrre latte produco burro, produco formaggi, e quindi a un certo punto diminuisce la produzione di latte. Però il consumatore dice: oh, il latte ha dimezzato di prezzo, consumiamone di più, tanto costa di meno. Però va al supermercato e non trova assolutamente nulla, perché appunto il produttore si è messo a produrre altre cose. Allora che fa il politico? Chiaramente, se un politico fa un disastro, non torna quasi mai indietro e risolve il disastro. Prima prova a raddoppiare la posta e a raddoppiare i disastri. E infatti il politico dice: qual è il problema? Chiede al produttore di latte. Beh, sa com'è, le mucche costano un po' tanto, con questo prezzo del latte non riesco a rientrare nei costi e quindi non posso produrre, perché altrimenti tra 6 mesi finisco i soldi e chiudo. Ah, allora vado all'allevamento, perché vendete le vacche a quel prezzo? Abbassate il prezzo delle vacche, del latte che date ai produttori all'ingrosso. E quelli dicono: ma guardi, noi possiamo anche farlo, ma non conviene, perché se voi abbassate il prezzo di quello che produciamo, ma non riducete i nostri costi, a noi conviene ammazzare la vacca e fare ossobuco. E quindi, ancora una volta, il controllo dei prezzi al dettaglio diventa controllo dei prezzi all'ingrosso, ma si ripropone lo stesso identico problema. E allora il politico dice: vabbè, ripetiamo lo stesso errore 3 volte, tanto ormai non c'è 2 senza 3. Qual è il problema? Perché le mucche vengono ammazzate per fare l'osso buco anziché produrre latte? Abbassiamo anche il prezzo del grano o del foraggio, non so cosa mangino le mucche. Il problema è identico, quindi ormai è inutile che dico che vada avanti, nel senso che ogni volta che cerco di abbassare il prezzo sotto il livello del mercato creo un eccesso di domanda e un difetto di offerta. E se provo a controllare i prezzi precedenti nella catena di produzione, il problema si espande a tutti i fattori di produzione. E questo praticamente fa sì che il problema a un certo punto si espanda in tutta l'economia e tutti i prezzi devono essere fissati dall'alto. Ma questo sistema in cui non un solo prezzo, ma tutti i prezzi sono decisi da una burocrazia, non si chiama interventismo, si chiama socialismo. E quindi dice Mises: se io voglio evitare le file infinite di consumatori insoddisfatti, devo trasformare questo interventismo in un interventismo sempre più pervasivo, che si espande in tutti i mercati mano a mano che creo problemi, e alla fine arriva al socialismo, che tanto però non funziona, quindi tanto vale che non faccio assolutamente nulla. L'interventismo è irrazionale. Il problema è che dal latte, quindi, la logica dell'interventismo non ha un limite, si espande fino all'intera Via Lattea, a tutta la galassia, e controlla tutti i prezzi. Ora, noi non conosciamo l'interventismo a livello, diciamo, di sistema economico, sia perché non funziona, sia perché siamo diventati vagamente più intelligenti, però abbiamo ancora delle fissazioni, dei prezzi fissati dall'alto, non delle fissazioni sui prezzi. Per esempio, i salari minimi. Se io dico che siccome è bello guadagnare 10.000 euro al mese, tutti devono guadagnare 10.000 euro al mese, tutti tranne probabilmente i grandi attori e gli calciatori di Serie A, i presentatori, i cantanti, eccetera, e i grandi manager ovviamente, perderebbero il lavoro, perché io vado dal mio datore di lavoro e gli chiedo 10.000 euro al mese e lui mi dice: ma sei impazzito? E quindi dice: preferisco, dato che 10.000 euro è troppo per i miei conti, perché se no fallisco, preferisco licenziarti. Questo problema è ancora oggi evidente, perché per esempio, anche se ovviamente nessuno pensa di mettere dei salari a 10.000 euro, però già metterli, che so, a 1.000 euro, finché si tratta di ingegneri laureati e con un minimo di esperienza, non è assolutamente un problema. Ma se si tratta di diplomati o magari di immigrati senza alcuna qualifica che lavorano in zone dove non c'è capitale, dove non ci sono industrie, dove non c'è un'economia prospera, 1.000 euro diventano tanti. E infatti
la disoccupazione di lungo termine concentrata nelle fasce sociali più deboli, quindi i giovani, i diplomati, gli immigrati, le donne, i meridionali, è ancora oggi molto frequente. Ovviamente questo non è un problema per chi produce tanto, e anzi chi produce tanto, chi ha un'elevata produttività e quindi può giustificare il proprio elevato salario, è contento del salario minimo perché si toglie di mezzo la concorrenza dei lavoratori più poveri. Seguendo lo stesso ragionamento, la gente dice: in Cina o in Bangladesh guadagnano troppo poco e questa è concorrenza sleale. Mettiamo, che so, 800 euro di salario minimo in Bangladesh. Sì, 800 euro, ne guadagnano hanno 100, 150, muoiono tutti di fame perché diventano disoccupati. Non c'è nulla di solidarietà dentro questo ragionamento. C'è che se uno riesce a buttare fuori dal mercato un concorrente, il concorrente muore di fame e la persona che riesce a buttarlo fuori guadagna di più perché ha meno concorrenti. Quindi questo è essenzialmente il ragionamento che fanno i sindacati quando parlano di antidumping contro le importazioni dai paesi del terzo mondo. Perché se poi l'Italia è un paese del terzo mondo rispetto al resto dei paesi sviluppati, se per caso la Germania decidesse che i nostri salari sono troppo bassi per un'economia decente, visto che i salari in Germania sono molto più alti, o peggio ancora negli Stati Uniti, dovrebbero fare della legislazione antidumping contro di noi? Va benissimo, noi non possiamo più esportare in Germania, siamo più poveri di quanto eravamo prima, e questo è essenzialmente il ragionamento. Ma questo ne parlerò nel capitolo 5, perché il capitolo 5 parla della globalizzazione. Capito cos'è l'interventismo? Faccio un secondo di pausa per racconto barzellette. No, non me ne sono preparata neanche una. Quindi, diciamo, nei primi tre capitoli Mises parla di due politiche che ormai non esistono più se non in piccola dose: il socialismo, che ormai esiste soltanto a Cuba e in Corea del Nord, e l'interventismo, che andava molto di moda tempo fa ma nessuno pensa che possa essere un sistema economico funzionante oggi, anche se in alcuni mercati ancora esiste. E infatti un esempio che si fa spesso, ma non so quanto sia corretto, è che negli anni 70 c'era il boom della benzina, del petrolio, e la benzina veniva a costare di più, furono calmierati i prezzi e ci furono le file ai distributori. Ovviamente se il prezzo fosse lasciato libero il prezzo di salire, magari la gente avrebbe comprato, che so, macchine che consumavano di meno, o avrebbe riaperto pozzi di petroliferi da qualche parte del mondo per produrre un po' di più. Però con i prezzi calmierati si creava un eccesso strutturale di domanda rispetto all'offerta. Gli ultimi tre capitoli invece parlano di cose molto più attuali, perché diciamo, su socialismo e interventismo il tempo ha dato ragione a Mises, anche se con qualche decennio di ritardo. L'inflazione è il quarto capitolo, il quinto capitolo la globalizzazione e il sesto capitolo l'importanza delle idee nella lotta politica, e sono tre cose molto più attuali. Partiamo quindi dal capitolo 4, che è l'inflazione. Mises parte da una considerazione molto banale, che oggi ci sembra scontata, ed è: se io aumento la quantità di moneta, aumentano i prezzi. È impressionante che questa cosa andava detta anche nel 59, e probabilmente nessuno l'avrebbe mai messa in dubbio fino agli anni 30-35. Poi c'è stata una cosa che si è chiamata rivoluzione keynesiana, e di colpo si sono sparse idee strane secondo cui l'inflazione non dipendeva dalla quantità di moneta, i prezzi aumentavano per altri motivi. Un tizio abituato a sbagliare tutte le previsioni, ma nel senso che non ne ha mai azzeccata una in vita sua, del nome Paul Samuelson, disse in un libro degli anni 60, in un articolo degli anni 60: noi non abbiamo più dottrinari che credono in fesserie come che la moneta abbia qualcosa a che fare con i prezzi. Passano 2 o 3 anni e arriva l'inflazione degli anni 70 causata dalla politica monetaria di Nixon, e questa cosa è stata falsificata completamente. Mises nel 59 lo ripeteva, e c'era bisogno di ripeterlo perché gli economisti si erano rimbecilliti e molti pensavano che non fosse più vero. Samuelson non è l'unico caso in cui ha detto una cosa e dopo 3 o 4 anni la storia gli ha dato totalmente torto.
verso la fine degli anni 50, sviluppando la teoria dei beni pubblici, aveva detto i fari privati non possono esistere. Se non che dopo una decina d'anni Ronald Coase si mise a studiare la storia dei fari in Inghilterra e scoprì che erano privati. Nel 1987, sempre lo stesso Samuelson disse, nel libro di testo famosissimo, perché tutti l'avrete usato, penso, nei corsi undergraduate di economia, il Samuelson Nordhaus, l'Unione Sovietica è una storia economica di successo. Dopo 4 anni erano morti tutti. Quindi io ho sempre sperato che Samuelson, prima di morire, avesse detto qualcosa come la scuola austriaca ormai è morta, così nel giro di 3 anni tutti sarebbero diventati austriaci. Ma purtroppo non l'ha detto e quindi rimaniamo un po' una specie in via d'estinzione. Una specie di nicchia, non in via d'estinzione. In ogni caso, a parte le battute su Samuelson, Mises non parla di teoria quantitativa della moneta, che è questa secondo cui c'è un legame diretto tra quantità di moneta e livello dei prezzi, perché dice, andiamoci piano con questi meccanicismi, non esiste nulla di automatico nel mercato. Io ho più moneta da una parte, la gente la spende, dove spende più soldi i prezzi aumentano perché c'è più domanda. Quei soldi arrivano dal compratore, rimangono al venditore, ma il nuovo venditore che si ritrova più soldi, anche lui potrà consumare di più, avere una maggiore domanda, e quindi i beni che lui domanda aumenteranno di prezzo. Quindi abbiamo un processo sequenziale, non un processo io metto un 10% in più di moneta e tutti i prezzi istantaneamente mi aumentano del 10%. Questo processo non esiste, non è stata mai osservata una cosa del genere. Quello che ho è una sorta, Hayek aveva usato una sorta di metafora, è come versare il miele in un contenitore che non è che si, anche se è vero che all'equilibrio il livello del miele è costante in tutto il contenitore, essendo il fluido abbastanza viscoso, dove verso miele si forma un montarozzo che è più alto del resto. Poi piano piano si diffonde a tutto il resto del contenitore e solo alla fine ottengo l'equilibrio in cui tutti i mercati hanno assorbito l'eccesso di moneta in maniera uniforme. Questo è essenzialmente quello che dice Mises. E questa parte della teoria monetaria di Mises, mentre la prima, quella del legame tra quantità di moneta e prezzi, è ormai universale, è ancora specifica, diciamo, della scuola austriaca, nel senso che non è ancora presa come elemento fondamentale della teoria monetaria nei corsi che si studiano, che so, chi ha studiato economia monetaria sul Walsh Monetary Theory and Policy, che penso che sia uno dei testi più avanzati in circolazione. Un'altra cosa interessante che dice Mises, ricordiamo che stiamo nel 59, è che se i salari sono troppo alti si ha disoccupazione, problema che avevo detto prima, se si fissa il salario in maniera eccessiva si ha un eccesso di offerta di lavoro, però qualcuno, un genio, magari Keynes, che lo disse esplicitamente, può dire vabbè, ma tanto i sindacati non ci litighiamo, quelli sono potenti, non possiamo mica abbassare i salari, abbiamo 5 milioni di disoccupati, mica possiamo prendercela con loro, perché sennò poi loro si arrabbiano e, che so, bruciano il Parlamento. Stampiamo moneta, tanto è la stessa cosa, o abbassiamo il livello dei prezzi, o abbassiamo il prezzo, il costo del lavoro, o aumentiamo il prezzo dei beni reali, è la stessa cosa, perché se io guadagno 1 milione di lire, vabbè, 1.000 euro, stavo per dire 1 milione di euro, poi mi sono detto, ma è forse un po' ottimistico, se io guadagno 1.000 euro e le banane costano 1 euro al chilo, e se l'anno dopo guadagno 10.000 euro ma le banane costano 10 euro al chilo, no, non ho guadagnato nulla, ho soltanto ho aggiunto uno zero a tutti i prezzi. Però chiaramente se i salari nominali rimangono costanti e i prezzi di tutte le merci aumentano, io ho un abbassamento del livello del costo del lavoro effettivo, quello reale. E allora praticamente Mises che dice, questo ragionamento può funzionare una volta, può funzionare due, prima o poi i sindacalisti se ne accorgeranno. Questa cosa non l'aveva detta Mises per primo negli anni 59, già l'aveva detta negli anni 30 insieme ad Hayek. Ora, la cosa che fa abbastanza sorridere è che negli anni 50 un tizio che si chiamava Phillips aveva fatto un'analisi statistica e aveva dimostrato che l'inflazione faceva diminuire la disoccupazione,
E Mises, praticamente 20 anni prima, Mises e Hayek, Hayek era un allievo di Mises, avevano detto che il ragionamento è vero, però uno, due, tre volte, poi prima o poi la gente se ne accorgerà e comincerà a chiedere salari maggiori in anticipo, e allora si avrà una corsa di tutti i prezzi, perché la gente chiede più soldi perché si aspetta l'inflazione, l'inflazione arriva perché la gente ha chiesto più soldi, e alla fine l'economia si ritrova tutta... con prezzi maggiorati. 20 anni dopo questa storia di Phillips, che aveva conquistato il consenso di tutti i macroeconomisti come se fosse chissà quale grandissimo ragionamento, Phelps e Friedman vinsero il premio Nobel grazie a aver dimostrato che il ragionamento era sbagliato, perché facendo lo stesso ragionamento di Mises e Hayek di 40 anni prima. Per questo motivo Friedman vinse il premio Nobel, anche per altri motivi, però la cosa triste è che si possa dire qualcosa di così banale ed essere considerati dei geni soltanto perché per 20 o 30 anni l'economia è stata dominata da creduloni che avevano delle teorie che non stavano né in cielo né in terra e che ne hanno sbagliate tutte da metà degli anni 30 perlomeno fino agli anni 70. E se uno avesse letto già soltanto gli economisti classici, certi errori non li avrebbe fatti. Se uno avesse letto, io non li ho letti, però insomma mi si dice che, non, questo, ne ho letti pochi. E quindi questo è il problema, diciamo, dell'inflazione. Parliamo invece di globalizzazione, perché così parlo di una cosa che riguarda direttamente la città di Torino. Cominciamo col dire che esiste un solo paese che si è sviluppato da sé, che è l'Inghilterra, perché non c'era nessun altro paese sviluppato che poteva aiutare l'Inghilterra a svilupparsi. Tutti gli altri paesi del mondo si sono sviluppati grazie ai capitali della Gran Bretagna. Nell'Ottocento gli Stati Uniti avevano un deficit commerciale con la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna dava soldi agli Stati Uniti per industrializzarsi. Nell'Ottocento, dice Mises, se uno andava a Berlino trovava che la compagnia del gas o dell'illuminazione pubblica era inglese, perché la stava fatta con capitali inglesi, con esperienza commerciale inglese, e grazie quindi ai capitali inglesi cominciarono a diffondersi in giro per l'Europa continentale tecnologie avanzatissime come l'illuminazione pubblica o l'acqua corrente. I movimenti internazionali di capitali quindi sono di fondamentale importanza per l'economia, perché consentono ai paesi non sviluppati di accumulare capitale, di imparare tecnologie dai paesi più avanzati, ed è il modo in cui tutti i paesi, tranne la Gran Bretagna che è venuta per prima, si sono sviluppati tecnologicamente nella storia. Questo è stato vero appunto per gli Stati Uniti e per l'Europa continentale, che si sono sviluppate nel XIX secolo. Nel XX secolo è stato vero prima per il Giappone, l'Italia, che non era un paese granché industriale prima del miracolo economico, e successivamente per la Corea del Nord, per Taiwan, e adesso è vero per l'India e la Cina. I paesi che non hanno mai voluto o hanno sempre cacciato i capitali stranieri sono anche rimasti poveri. Un paese completamente autosufficiente da un punto di vista economico come la Corea del Nord è un disastro rispetto alla Corea del Sud, anche se la mia bellissima enciclopedia del 1979 dice che la Corea del Nord è un paradiso e la Corea del Sud è un inferno, ma non ci posso fare niente se era stata scritta in un paese marxista in cui si credevano queste fandonie. Però è anche vero che nel 79 la differenza tra le due Coree non era marcatissima. Il miracolo economico della Corea del Nord parte negli anni 80, nel 79, subito appena stampata della Corea del Sud, sì. Il miracolo, ecco, sì, se l'avesse scritto Samuelson sarebbe partito prima. Quindi la globalizzazione, diciamo, fa bene a tutti. Ora, esistono delle teorie che sicuramente fa bene ai poveri, perché su questo non ci piove, non esiste sviluppo senza capitali, senza tecnologie. Il fatto è che in realtà gli economisti hanno ampiamente dimostrato che fa bene a tutti. Questa parte non sta nel libro di Mises, nel senso che la parte sulla globalizzazione, tipo la teoria dei vantaggi comparati di Ricardo, che non è una teoria particolarmente elementare da descrivere in poche parole, dice fondamentalmente che anche i paesi più produttivi riescono a guadagnare dalla divisione del lavoro, essenzialmente perché possono occuparsi di quello che fanno meglio
e lasciar fare agli altri quello che sanno fare relativamente peggio. Sì. E attraverso un processo di vantaggi comparati, e quindi praticamente abbiamo per esempio che gli Stati Uniti possono ottenere merci, diciamo, di basso valore tecnologico e di bassa ed alta densità di lavoro dalla Cina, e dall'altra parte possono esportare tecnologie e servizi ad alta densità di capitale e di tecnologia nel resto del mondo. Gli Stati Uniti non sono un granché come esempio da questo punto di vista, perché sono un paese che sta indebitandosi a ritmi sforsennati, però questo è sicuramente vero per l'Europa o per l'Italia, che sono paesi in cui la bilancia dei pagamenti è fondamentalmente in pareggio, in cui praticamente i paesi come, diciamo, io posso ottenere t-shirt a metà prezzo rispetto a quelle che otterrei se dovessi far produrre t-shirt a un operaio italiano che guadagna 10 volte quello cinese, però per comprare le t-shirt devo produrre qualcosa da dare in cambio. Per esempio posso produrre polimeri, posso produrre macchinari per la meccanica di precisione, posso produrre vestiti di classe, posso produrre automobili, e praticamente quello che riesco a fare meglio produco più di quello che posso far meglio, e poi ottengo dal mercato quello che non sono altrettanto bravo a fare, in modo tale da migliorare la mia posizione. In Italia c'è stato un movimento 10 anni fa, ma non se ne parla più di tanto, che si chiama No Global, in cui ci volevano convincere che la globalizzazione provocava fame e arricchiva soltanto i ricchi. L'unico problema è che negli ultimi 40 anni o 50 anni gli italiani, i giapponesi, tutta l'Europa orientale, perché oggi la Slovenia ha un reddito pro capite paragonabile a quello italiano, per non parlare dell'Irlanda, che nonostante la crisi adesso è ancora un reddito pro capite superiore a quello italiano e è cresciuta a un ritmo forsennato. Quindi anche se includiamo la crisi, che non è certo finita anche per colpa del governo irlandese, comunque loro sono cresciuti e noi no. Abbiamo che tutto l'estremo oriente, l'Europa orientale, si è riuscita ad arricchire senza problemi. Il fatto che alcune zone come l'Africa subsahariana e sotto certi aspetti anche il mondo islamico non sono riusciti a svilupparsi non è certo colpa della globalizzazione. Nessuno pensa che i problemi economici dello Zimbabwe derivino da un eccesso di apertura ai mercati internazionali. Se mettessero una pallottola in testa a Mugabe, probabilmente dopo comincerebbero a svilupparsi, ma prima decisamente no. Il tirannicidio ha una lunga tradizione nella filosofia politica, ne parlava anche San Tommaso, quindi non vi spaventate. Oggi però i No Global sono un po' passati di moda, però la storia della globalizzazione è un po' rimasta. Per esempio qualche anno fa c'era stata una cosa che si chiama direttiva Bolkestein e i sindacati francesi hanno detto: no, noi non vogliamo essere invasi da quei bastardi dei polacchi morti di fame che ci vengono a impoverire. Bastardi polacchi, eccetera, eccetera. Ovviamente non hanno usato questi termini razzisti, perché sennò sarebbero passati per nazisti, però poco ci è mancato. E comunque il ragionamento sottostante è lo stesso. Quando uno se la prende con la globalizzazione vuol dire: io a te il capitale non lo voglio dare, tu devi morire di fame perché il benessere è soltanto mio. Se poi questo uno lo può chiamare difesa delle tradizioni culturali locali o movimento no global o opposizione al capitalismo, no logo, qualsiasi altra scemenza che uno può usare per giustificare questa cosa, alla fine apertura al commercio, riproduzione di ricchezza, ridiminuzione della povertà. Chiusura al commercio, distruzione di ricchezza, perpetuazione della povertà. Le cose sono sempre andate così e andranno sempre così. In Italia di recente si è parlato di questa cosa, si è detto: ma Marchionne, perché dici ai lavoratori che se non accettano le tue condizioni te ne vai in Polonia? È un ricatto. Ma un ricatto di che? Cioè là c'è sta il lavoratore polacco e quello italiano. Quale dei due conviene dotare di capitali? Voglio preferire quello italiano? Va bene. Voglio preferire quello polacco? Va bene. In entrambi i casi ci sarà un vincitore e un perdente. Non c'è nessun motivo per preferire quello italiano o quello polacco. E se in Italia nessuna azienda straniera vuole investire, mentre le aziende investono in Polonia o investono in Germania, perché non è una questione di bassi salari, ma è una questione di serietà istituzionale e di competitività economica,
non è un problema della Cina, non è un problema della Polonia, perché sennò sarebbe anche un problema in Germania, è un problema dell'Italia. Se l'Italia continuerà a fare debito pubblico, ad avere una legislazione cretina, ad avere tasse elevatissime, ad avere una giustizia civile che non funziona, nessuno investirà in Italia e non ci sarà, non è colpa della Cina, come dice Tremonti. La colpa è del fatto che le istituzioni politiche, le politiche economiche di questo paese da 50 anni a questa parte sono state una più stupida dell'altra. Mises fa per esempio questo esempio che sembra tratto dalla storia italiana e dice: gli investimenti esteri producono ricchezza se si pensa che non verranno espropriati. Un paese dove non si rispettano i diritti di proprietà, dove si minacciano nazionalizzazioni coatte, dove non c'è una giustizia civile funzionante, non attrarrà investimenti esteri. La frase non l'ha scritta Mises, è mia. Questo sembra che si applichi all'Italia, in realtà stava parlando dell'India di Nehru. Il miracolo, Nehru fu il primo presidente dell'India, o perlomeno non so se si divise il lavoro con Gandhi. Il primo, ok. Praticamente l'India adesso ha un miracolo economico, un pochettino cresce un po' meno della Cina, ma probabilmente anche meno problemi interni, essenzialmente grazie alla globalizzazione, perché per esempio in India c'è un sacco di gente che lavora per società americane, perché gli indiani conoscono bene l'inglese grazie all'imperialismo, quanto sono cattivo oggi, e quindi praticamente possono fare, che so, assistenza telefonica ai clienti delle società americane di servizi. Il sesto capitolo, su questo capitolo spero di diventare un po' meno cattivo, il ruolo delle idee. Ora, noi siamo abituati a considerare i nazisti degli stupidi ignoranti, ed è probabilmente vero, però dietro le idee del nazismo ci sono state decine di pensatori. Ho recentemente letto un libro di un filosofo francese, Alain Finkielkraut, che è la sconfitta del pensiero, che diceva che faceva risalire il pensiero, diciamo, tra virgolette, nazionalista, quindi non ancora nazista, agli scritti dei romantici tedeschi tra il 700 e l'800, in risposta all'invasione, quindi all'inizio 800, dell'invasione napoleonica. E quindi praticamente possiamo dire che dietro ogni ideologia ci sono 100-150 anni di battaglie culturali per mandare certi segnali, per cambiare il significato di certi termini, per concepire nuovi sistemi sociali, e questo stanno anche dietro le cose più cretine, come appunto il razzismo, che noi oggi non consideriamo una cosa intellettualmente rispettabile, però è frutto di sviluppi intellettuali. Per esempio, dice Mises, c'è una cosa che si chiama polilogismo. Il polilogismo è una teoria, potremmo dire, antropologica, secondo cui i vari gruppi della società ragionano in termini differenti in funzione della loro funzione nella società. È come dire che io non posso parlare con un nero perché il nero ragiona con la logica africana mentre io ragiono con la logica italiana. Questa è una scemenza completa, perché la logica è una, la struttura della mente umana è una, semmai cambiano valori, abitudini, eccetera, ma la comunicabilità tra persone è universale. Tutte le lingue si possono tradurre in tutte le altre lingue, tranne i termini tecnici, che comunque si può sempre rendere l'idea se la cultura che riceve il nuovo concetto è sufficientemente sviluppato. Il polilogismo era un'idea universale all'inizio del XX secolo. Marx diceva: c'è la logica dei borghesi e la logica dei proletari. Quando uno difendeva il capitalismo, Marx, gli scrittori marxisti dicevano: tu sei borghese, quindi ragioni come un borghese, le tue tesi sono sbagliate perché sei borghese e non capisci la logica del proletariato. Lo stesso discorso vale per il nazionalismo. C'era il Volksgeist tedesco, lo spirito del popolo tedesco, c'era il nazionalismo integral francese, eccetera, eccetera. Le persone imparano a ragionare in termini francesi o tedeschi e le due cose sono incommensurabili. Ora, il polilogismo è criticato da Mises proprio per un'idea di universalismo tra tutte le persone, che è tipico del liberalismo, nel senso che tutte le persone hanno almeno qualcosa in comune, che sono le facoltà razionali e la capacità di dialogare e discutere. Però erano teorie che sono anche alla base del nazismo e non solo del marxismo o del razzismo, ce ne sono varie varianti, che erano molto diffuse. Ora, quando si diffonde un'idea sbagliata, un'idea pericolosa,
che bisogna fare? Bisogna combatterla, perché 150 anni prima esce un libricino di uno sconosciuto che parla, che so, di spirito del popolo tedesco. Poi arriva la Wehrmacht e quindi le idee hanno conseguenze, almeno nel lungo termine. Oggi siamo fortunati perché la maggior parte
Allora, finalmente puoi bere il tuo bicchiere d'acqua, sì, così, nella foga. E penso che ci siano un bel po' di domande, mi sa. Quindi, allora, c'è prima il signore. Posso può parlare ad alta voce o le passo il microfono? Sì. Se vuole, posso. Io ho seguito veramente con entusiasmo, il suo entusiasmo, nell'esposizione delle idee di Mises. Però ho la sensazione che Mises ha detto una serie di cose che non bisogna fare, e le cose che bisogna fare non mi sembra che siano molte. Allora il problema è che Mises, diciamo, propugna un liberalismo così aperto e non considera che ci sono due cose da tenere presente: le merci, i prodotti e l'uomo. Nella fase del riequilibrio dei processi di cui lei ha egregiamente esposto, non si tiene presente che quell'affaretto del biele lì, no, che poi si sistema, ha bisogno del suo tempo, e in questo tempo ci sono le tensioni sociali. Quindi bisogna gestirli, i momenti di riequilibrio. E questo è un punto di cui io vorrei... Cioè, la risposta mi sembra che non c'è, perché ogni qualvolta che i politici cercano di gestire questa fase di trapasso riescono a sbagliare. Sì. Però, la politica intelligente... perché nessuno sa veramente cosa fare. La seconda cosa che mi interessa moltissimo è l'aspetto delle banche. Io ritengo che, sì, si parla di produzione, di liberalismo al massimo, però ritengo che, siccome le banche hanno una funzione essenziale nella distribuzione dei flussi finanziari, che è come, non so, il sangue che circola nel mondo, assolutamente non dovrebbero essere private, ma dovrebbero essere sotto il controllo degli stati. Perché? Perché noi abbiamo vissuto recentemente, al 2007-2008, questa crisi finanziaria veramente pazzesca, e abbiamo notato che la gestione privatistica delle risorse finanziarie crea delle distorsioni che gli stati o non sanno o non vogliono gestire. E l'abbiamo visto, perché ultimamente Tremonte ha detto, proprio ieri se non sbaglio, che la questione dei derivati e tutti i CDO, tutte queste belle cose qui che creano una finanza fasulla, praticamente il livello di questo, diciamo, fenomeno addirittura adesso è superiore a quello prima. Non lo so, insomma, ha detto una cosa del genere, non so se corrisponde al vero. Io mi fermo qui, grazie. Aspetto tutte le domande e rispondo una. No, rispondono una. E vi date i doppioni, così almeno finiamo prima delle 9. Basta, stavo. Cominciamo con la prima parte, è il programma negativo. Ora, Mises dice che molti critici del liberalismo dicono che il programma è negativo, però è negativo per lo Stato, nel senso che se io dico io devo decidere l'allocazione dei miei risparmi pensionistici, non è un programma negativo, è positivo per me, nel senso che sono io che decido. Se io dico non voglio il sistema pensionistico pubblico, è negativo per lo Stato, nel senso che non deve fare una cosa, ma è positivo per me, perché ho una libertà in più di come impiegare i miei risparmi, invece di farmeli derubare da un sistema a schema di Ponzi e finanziariamente insostenibile come quello della riforma Bradolini. Però decisamente esistono dei problemi di breve termine e delle riforme liberali. Per esempio, finché io ho delle persone a cui ho promesso una pensione, anche se non ho messo da parte una sola lira perché dovevo comprare i voti e i soldi mi servivano per comprare i voti, la democrazia che abbiamo noi è uno strano sistema in cui il consenso viene comprato con i soldi di chi dà il consenso, è un po' come comprare le merci con i soldi che si trovano dentro la cassa del supermercato. Però sicuramente nel breve termine abbiamo un problema, perché nel sistema pensionistico dobbiamo comunque pagare le promesse pensionistiche precedenti che comunque sono state date. Io posso dire, vabbè, da questo momento non pago più, e chi ha più di 80 anni ritorna sul mercato del lavoro perché è andato in pensione con i soldi miei, però la cosa ha ben poco senso e decisamente la cosa andrebbe gestita. Un modo per gestirla lo facevano per esempio in Cile. In Cile nessun diritto pregresso fu
eliminato, cioè non è che la gente a un certo punto perse la pensione perché bisognava liberare i giovani. Semplicemente si creò, diciamo, un fondo pubblico per pagare le pensioni pregresse e poi i giovani continuavano, tutti i lavoratori continuavano a dare soldi nel proprio sistema per il proprio conto, però lo Stato comunque garantiva le pensioni precedenti. Questo in Italia si potrebbe fare se tagliassimo la spesa pubblica di un centinaio di miliardi, potremmo sicuramente eliminare, dimezzare i contributi pensionistici e allocare queste risorse alla creazione di fondi pensione personali veri. Questo nessuno lo fa, ma essenzialmente perché la spesa pubblica serve per comprare i voti e quindi meglio che lo Stato fallisca a furia di fare queste cretinate che fare una riforma che a costo zero per chi è già in pensione garantirebbe un futuro molto migliore a chi oggi lavora ed è costretto a dare il 30 e passa per cento di quello che produce a un sistema pensionistico che comunque non gli garantirà nulla in futuro. Quindi sì, ci sono sempre problemi di breve termine, è sempre possibile in qualche modo gestirli e il liberalismo spesso cerca tende a eliminarli, tende a trascurarli, però in qualche modo si può fare la gestione, ma il vero problema è impedire allo Stato di creare disastri, perché la maggior parte degli squilibri che esistono, come l'inflazione, come la crisi finanziaria, quello ci penso dopo, come i sistemi pensionistici, sono l'effetto di politiche, non sono state decise dal mercato. Se io ho un sistema, un debito pubblico eccessivo, un debito previdenziale enorme, non è colpa del mercato, l'hanno deciso i politici. Chiaramente, se io dico voglio eliminare il problema, non posso spingere un pulsante e dire non esiste più, adesso facciamo il libero mercato. Ci sarà una transizione, però l'eliminazione, la prevenzione del problema, cioè togliere lo Stato il diritto di creare casini allucinanti, nel lungo termine è molto più importante di questi problemi di breve termine che comunque vanno in qualche modo affrontati e non è quasi mai impossibile farlo. Per i derivati, io ho visto dei dati l'altro giorno, sono passati da 60 a 40 triliardi di dollari, quindi diciamo, sono calati. Nonostante tutte le politiche pubbliche per impedire che la crisi finisca con una svalutazione degli aggregati monetari che sono eccessivi e tutti gli aggregati finanziari anche, nonostante ciò le banche hanno calato il numero dei derivati di alcune decine di triliardi di dollari, cifra del tutto priva di senso, nel senso che in realtà è... non è ricchezza reale chiaramente, e le banche hanno diminuito la loro leva che era aumentata troppo, quindi nonostante tutto un minimo di aggiustamento c'è stato ed è l'unica cosa buona degli ultimi 3 anni. Però vediamo un po' le cause della crisi finanziaria e io sia nel Mises Seminar del 2008, che è un paper che si trova su internet al sito dell'Istituto Bruno Leoni e si chiama How Not to Reward Financial Innovation, poi magari dopo do il titolo completo se me lo ricordo. Sia nel quest'anno al Rothbard Seminar che si trova in MP3 sul sito del Bruno Leoni in cui ho parlato di questi problemi, fondamentalmente ho fatto un'analisi di queste questioni in questi termini. Almeno negli Stati Uniti negli ultimi 30 anni ogni volta che le banche avevano un problema lo Stato interveniva e le aiutava. Ora io credo che se a un bambino gli si dice metti la mano dentro l'acqua bollente così ti do dei soldi e poi comunque ti anestetizzo la mano, prima o poi si lessa la mano. Perché lui non prova dolore, è vero, e nel breve termine sta meglio, però continua a mettere la mano nel fuoco. Permettere alle banche di fallire prima che la leva arrivi a 51, magari quando le banche sono ancora in condizioni finanziarie leggermente migliori, vuol dire che la crisi invece di durare 10 anni ne dura 5 anni, ne dura un anno. Significa che l'output invece di diminuire del 10% diminuisce del 3%. Le grandi crisi come quella attuale, come quella giapponese o come la crisi del 29 sono il frutto di anni e anni di politiche pubbliche per salvare le banche, per espandere gli aggregati creditizi, per impedire le recessioni, senza tornare mai indietro a chiedersi ma è possibile che questi aggregati continuino a crescere e le banche non falliscano mai perché se no io perdo voti? A un certo punto passano 5 anni, passano 10 anni, passano 20 anni, prima o poi la realtà del mercato si vendica, perché non è possibile avere un'economia in boom perenne soltanto perché i politici hanno paura di perdere i voti e quindi stimolano la politica monetaria e fiscale o fanno bailout delle banche che non sono stati inventati nel 2007, negli Stati Uniti sono cominciate nell'87. Se l'economia americana si fosse sgonfiata nel 1990 la recessione sarebbe stata normale e non si sarebbero accumulate tossine.
Se fosse stata fatta sgonfiare nel 2000, la recessione sarebbe stata più grave che nel 90, ma meno che nel 2007. Abbiamo aspettato il 2007, 3-4, è come se uno ha la febbre a 40 e esce fuori perché si prende l'antipiretico. Non fa bene, se uno ha la febbre a 40 deve stare a letto, e i politici non gli piacciono i sintomi e quindi peggiorano le malattie. La gestione pubblica delle banche è un'idea pessima, perché alla fine si arriva come l'IRI, cioè io ho un imprenditore amico e gli do i soldi, e non è un modo efficiente di allocare le risorse. In Italia lo abbiamo fatto, abbiamo salvato, aggregato aziende eccetera eccetera, ma l'Italia non è certo diventata ricca grazie a queste cose. Negli ultimi 30-40 anni l'economia ha fatto abbastanza cilecca, e il livello di corruzione, però quello ne abbiamo prodotto a tonnellate ed è l'unica produzione in cui eccelliamo probabilmente ormai. Quindi io sono contrario all'allocazione pubblica perché non mi fido dei politici italiani. All'estero, che c'è meno corruzione, comunque l'allocazione pubblica sarà anche meno corrotta, però è comunque inefficiente. Il mercato funziona meglio, però è un mercato che non deve essere salvato, deve essere lasciato a se stesso, perché i fallimenti servono a eliminare chi è troppo espansivo o non vede abbastanza i pericoli. Se vengono piano piano filtrati è bene, se vengono filtrati dopo 30 anni tutti insieme è male. Però la prima banca è fallita, è successo quello che è successo. Sì, ma nel breve termine gli aggregati monetari devono crollare. Questa è una recessione. No, sarebbe successo uguale, la recessione era precedente. Ok, passa. Ho sentito molte affermazioni anche interessanti, però in realtà poche spiegazioni. Però dato che ho 22 secondi, volevo un po' un'esplicitazione, ne ho bisogno più di insieme. In realtà mi ricollego in parte a quello che è stato chiesto prima. L'impressione che ho avuto, e anche dall'ultimo esempio del bambino, è stato quello di dire, siccome noi abbiamo un figlio, in fondo possiamo educarlo secondo certi principi, ma tanto poi, bene o male, andrà per la sua strada. Io posso insegnargli a non uccidere, ma lui può prendere domani e andare a uccidere. Quindi, siccome non possiamo insegnare davvero a non uccidere, lasciamo che faccia un po' quel che vuole sin dall'inizio, si indirizzerà da sé, farà quel che farà, se uccide qualcuno lo punirà, sbaglierà e così via. E allora in questo senso, poi però da altre affermazioni mi sembra di aver capito che in realtà un intervento ci deve essere in alcune situazioni, in certe dosi, quindi volevo un po' capire rispetto a una visione di insieme qual è la prospettiva. Affermazioni, però ci sarebbe tutto, come dire, un retroterra da discutere. In termini normativi, io sono un non condivista etico convinto, nonostante i libri della Monticelli e l'incazzatura del nostro amico Bordasco, non esiste una spiegazione di termini normativi. Il liberalismo funziona così, io posso dire come funziona, però quelli sono i convincimenti ideologici. Se uno vuole ammazzare la gente, per me va bene, ti sparo e risolto il problema. È una visione un po' misera, cioè c'è fuori l'uomo, come diceva anche lui prima. Lo so, però che è quello che interessa. Il problema del disproblem, della connessione tra i principi di valore, attaglia le cose di filosofi da 100 anni, nessuno l'ha risolto. Non è vero. Non è vero. Se uno di vedere le cose da fuori è chiaro che questa prospettiva, come io da un economista.
appunto. Sì, no, più che altro non capisco come Mises, che giustamente prima parlava di rapporti ad esempio con i sindacati, però se io lascio fallire la banca, l'impresa, secondo Mises poi come il conflitto sociale io come lo risolvo? Perché quando è fallita Parmalat, o piuttosto secondo questa prospettiva la Fiat sarebbe dovuta fallire parecchi anni fa, ecco. E la mia domanda è, poi io come do da mangiare all'operaio che ha perso il lavoro, l'investitore di Parmalat che si è visto bruciare quello che aveva, o piuttosto quello che ha i soldi in banca, che se la banca fallisce li vede persi, ecco, quello è un altro dubbio. E anche come risolve ad esempio il problema della globalizzazione, perché non mi convince particolarmente l'idea che apro il mercato e l'economia cresce direttamente, o meglio, sì, mi convince, però non riesco a capire, ad esempio andare in Nigeria a parlare di apriamo il mercato, però se la popolazione, ad esempio, non riesce a sfruttare le risorse autonomamente perché ci sono le grandi multinazionali del petrolio che le controllano in maniera anche non sempre magari legale, ecco, se non c'è un fondo di diritti che siano uguali per tutti, come può essere anche per il ragionamento dei lavoratori tra Cina, l'Italia, la Polonia o il resto del mondo, come si può risolvere la questione? Non è perché c'è il commercio estero che in Italia che in Sicilia c'è la mafia. Per quanto riguarda i problemi della dislocazione di fattori produttivi nel processo di cambiamento economico, pensiamo adesso ad esempio a un produttore di Calessi che si vede inventata l'automobile e si ritrova senza lavoro. Che fine fa questo? Beh, abitualmente cambia lavoro, nel senso che in Italia è una cosa che non siamo abituati a fare perché è difficilissimo, visto che il mercato non funziona. Però in tutta la storia umana, ogni volta che un mercato si è chiuso, magari perché è stato sostituito da una tecnologia migliore o perché semplicemente i consumatori hanno cambiato idea, alla domanda di alcuni prodotti è aumentata, di altri è diminuita, i settori in cui la domanda aumentava hanno assunto di più. Chiaramente questo è un problema, ma è un problema nel breve termine, nel senso che se io sono un operaio nel settore edile e di colpo le case non vengono più prodotte perché c'è stato un boom da 20 anni o poi di case ne sono state troppe, ovviamente dopo devo andare a fare, che so, l'operaio da un'altra parte, non più appunto nel settore edile, posso andare a fare l'impiegato in ufficio o l'operaio in una società siderurgica. Questi sono problemi sicuramente nel breve termine che probabilmente si possono affrontare, che so, con politiche tipo l'assistenza alla ricerca del lavoro o magari assegni di disoccupazione, almeno nel breve termine. Però in realtà non sono problemi strutturali, nel senso che tutte le risorse vengono riallocate tutti i giorni. In economia, non ufficialmente, diciamo che gli economisti che conosco parlano di un modo di ragionare in Italia abbastanza frequente, che è quello del modello superfisso, che consiste essenzialmente nel ritenere che tutte le risorse sono statiche e quindi ogni cambiamento in un dato non produce nessun cambiamento negli altri dati, e quindi se c'è un eccesso di offerta da qualche lato non verrà mai ricompensato da qualche modifica da un altro mercato. Questo chiaramente è una cosa falsa, nel senso che nell'economia tutto è un flusso dinamico di domande e offerte su migliaia di mercati diversi, però è così che funzionano le cose. Se fallisce
succede che i lavoratori trovano lavoro in un'altra azienda. Normalmente non è che ogni persona che trova lavoro si va a sommare alla somma dei disoccupati, perché ci sono delle creazioni e delle distruzioni di posti di lavoro continui. Infatti, se uno va a vedere che sono le statistiche sui flussi di lavoratori, vedrà che esistono dei periodi in cui aumentano il numero di assunzioni, periodi in cui aumentano il numero di licenziamenti, e a seconda di quali sono maggiori tra assunzioni e licenziamenti, la disoccupazione sale o scende ciclicamente o strutturalmente. Però anche quando la disoccupazione è costante, ci sono sempre centinaia di migliaia o milioni di lavoratori che vanno da un mercato all'altro, ci sono sempre assunzioni e licenziamenti. Quindi quando si chiude un'azienda, sì, è vero, un problema del 3-4.000 persone concentrate tutte nello stesso giorno, diciamo, tra virgolette, e quindi qua posso vedere un picco in qualche distribuzione, però non è un problema irrisolvibile. Io penso che qualche politica sociale per riallocare le risorse possa fare questo problema. Il MITES non ne parla, però non è quello il problema dell'economia. Il problema è quando uno vuole dei sindacati che aumentano il prezzo del lavoro fino a creare un esercito di disoccupati. E a questo punto qua non ho un problema di breve termine come eventuali problemi del liberalismo, che ovviamente ogni tanto qualcuno perde lavoro o qualche azienda fallisce. Ho un problema strutturale. La CGIL, che parla tanto di quanto era bella l'Italia quando non c'era il precariato, assolutamente la riforma del lavoro fa schifo, non c'è nessun problema a dirlo. Però non dimentichiamoci che prima della riforma del precariato, la riforma del mercato del lavoro di Treu e poi Biagi, la disoccupazione in Italia era in crescita perenne, anno per anno, non diminuiva mai, aveva raggiunto e superato il 12%, e poi dopo è cominciato a diminuire. Adesso siamo di nuovo a quei livelli, ma soltanto perché siamo in enorme recessione. Se avessimo lasciato le politiche dei sindacati, non avremmo avuto un problema in breve termine che si potrà risolvere una volta la recessione finita, anche se non credo che avverrà presto, non per colpa del mercato. Avremo un problema strutturale, 3-4-5 milioni di persone in eccesso che non sanno che fare, cioè non muoiono di fame perché c'è un salario sociale, ma non hanno alcuna posizione sociale in cui riescono a essere utili, cosa che non è proprio bella per l'autostima. Questo, i problemi di lungo termine non sono mai problemi di mercato, nel senso che il mercato nel lungo termine tende a equilibrare i mercati. Quando c'è un eccesso strutturale è sempre qualche intervento che impedisce l'equilibrio. Io ho una domanda. Siamo d'accordo che lo Stato non può, non deve controllare i prezzi, però lei ha sempre descritto un mercato perfetto, in cui la concorrenza funziona. Peccato che ci siano, per esempio, i monopoli, per cui dal lato dell'offerta e della domanda, esse non sono sempre completamente elastiche. Mi scuso se la mia terminologia non è perfetta perché non sono di formazione economista. Quindi, se l'interventismo nei prezzi non va bene, mi chiedo, un interventismo statale nel combattere i monopoli, che sono un altro modo di controllare i mezzi di produzione e di controllare i prezzi, possa essere invece qualcosa di positivo. E invece riguardo il fatto che anche la domanda non sia perfettamente elastica, mi porta a farle un'altra domanda, perché lei ha citato Riccardo e la teoria dei vantaggi comparati, però c'è anche un'altra teoria che parla di scambi ineguali. E io sono la Repubblica delle banane, produco solo banane, perché tradizionalmente produco solo quello, per scambiare banane con computer, se in un primo momento ce ne vanno 100 di banane per comprare un computer, dopo un po' me ce ne andranno 1000, perché l'avanzamento tecnologico nelle banane non può essere comparabile con quello dei computer. E quindi lo scambio sarà sempre... di solito sono i prezzi dei beni primari che diminuiscono, non dei beni ad alta tecnologia. Ad esempio il caffè e tutte le materie prime stanno diminuendo di prezzo, perché la domanda di questi beni non è completamente elastica. La domanda delle materie prime non è completamente elastica, perché il cibo non ne consumerò tantissimo, mentre la tecnologia avanza più velocemente.
quindi le disuguaglianze aumentano, sono delle disfunzioni del mercato queste, io credo.
multinazionali, il petrolio, alle multinazionali del cibo e chi più ne ha che me. Sono le multinazionali, le grandi corporazioni, no? Direi che hanno un peso ormai preponderante nella società. La libera concorrenza vista come i classici del piccolo produttore che non influisce con la sua azione, cioè sul prezzo, eccetera, eccetera, è una cosa dell'epoca, nel Settecento, diciamo, sostanzialmente. Non vedo perché, cioè mi sembra un po' arbitrario dire che sono gli stati che creano i monopoli. Ma Mises fa l'esempio della Germania tedesca. Allora, essenzialmente un monopolio di per sé non è un problema, tanto che non riesce a estrarre un terzo maggiore dalla sua posizione. Se per esempio un monopolista ha paura dell'entrata di concorrenti tramite i prezzi, non li aumenta perché il consumatore non cambia nulla, è la teoria dei mercati non contendibili. Per esempio nei mercati come i chip, i microchip, i prezzi scendono sempre, le prestazioni aumentano sempre, eppure è stato sempre monopolistico, adesso è un duopolio. Il problema sono i mercati appunto dove si può sfruttare effettivamente il consumatore, questo Mises diceva che era effettivamente un problema, ma è abbastanza raro. La spiegazione di Mises è questa: finché io ho il libero commercio internazionale, io eventuali, che so, se in Italia ci fosse il protezionismo, io dovrei comprare i circuiti elettronici soltanto dalla SFIGA per il fronte, che produce la grave in Brianza e la stessa azienda sta a Catania. Chiaramente essendo monopolista di tutto il mercato italiano, i lettori non si magari costerebbero 300 euro, però grazie al commercio internazionale io posso importare dalla Cina o da Taiwan o dalla Germania le cose prodotte dalla Motorola o dalla Samsung e così il prezzo scende a 30 euro. Il commercio internazionale, il protezionismo impedendo il commercio internazionale riduce la possibilità di far entrare nuovi componenti del mercato importando beni dall'estero. Questo sicuramente facilita i cartelli e facilita i monopoli. L'eliminazione del protezionismo ridurrebbe sicuramente il potere di monopolio, perché non esiste un'azienda così grande che da sola produce tutto il mondo. Di conseguenza, tranne i casi di merci che non possono essere trasportate, che comunque non conosco monopolisti in questi casi, nel senso che un'azienda che so che produce case non esiste una sola in Italia, ma ci saranno centinaia. Tutti i merci trasportabili, l'eliminazione del protezionismo annulla e riduce il potere di monopolio moltissimo. Il problema è che, questo non lo dice in questo libro, Politica Economica, in Germania nell'Ottocento, quando si cominciò a parlare di monopolio, il problema era essenzialmente che i sindacati facevano aumentare il prezzo del lavoro. I prodotti tedeschi erano meno competitivi perché costavano di più. Allora lo Stato tedesco dava dei soldi alle aziende per esportare a prezzi inferiori. Però questi soldi li dovevamo prendere queste aziende da qualche parte e allora ricorsero al protezionismo per far aumentare i prezzi interni, perché se io non posso importare dall'esterno posso aumentare i prezzi interni. Quindi il cartello era stato organizzato dal governo di Bismarck essenzialmente in modo tale da creare un eccesso di profitti nel mercato interno per aumentare le esportazioni anche se esportavano in perdita per un motivo di equilibrio economico. Questa era una politica tipica dell'interventismo, diciamo, di cui non si parla in dettaglio in questo libro, ma in altri. E in America c'è stato tutto un periodo che avevano fissato i cartelli, nel senso che lo Stato, il governo, l'Unione Uber e Roosevelt provarono a cartellizzare di tutto, provarono a cartellizzare anche i produttori agricoli, che sicuramente l'agricoltura è uno dei pochi settori in cui la teoria della concorrenza perfetta, che è una scemenza, si applica alla lettera. Però provarono a cartellizzare anche questi. Io penso che con il protezionismo, senza barriera all'ingresso, i monopoli diventerebbero un decimo di quello che sono ora. Nei neanche forse un paio e non possibilisto sul fatto che possa aiutare a qualcosa l'antitrust o qualche altra produzione alternativa. Però non è il 90% di questo tema. Non dobbiamo fare il protezionismo, eccetera, e le loro.